Ciao fans della WWE, io sono MaxisAwesome92 e oggi recensirò per voi questo pay per view. WWF Armageddon 2000, svolto il 10 dicembre del 2000 al Jefferson Civic Center di Birmingham in Alabama. Si tratta del primo e finora unico evento a pagamento svolto nello stato dell'Alabama, infatti la theme song è un brutto remix di Sweet Home Alabama e anche il poster presenta parti del ritornello della canzone. Io però in sottofondo metto The End perché è troppo bella ed è la musica per eccellenza di Armageddon. Mentre il motivo principale per cui sto recensendo questo show è il suo main event, Hell in a Cell 6, ricordato ancora oggi con incredibile nostalgia, anche se all'atto pratico è un match molto poco memorabile. Questo è WWF Armageddon 2000. L'opener della serata è un 3 contro 3 ad eliminazione, gli Hardy Boyz e Lita contro i Radicals. Eravamo in un periodo molto insolito per il campione light heavyweight Dean Malenko, il rimorchiatore, definitosi a più riprese il James Bond della gnocca, iniziò a puntare la bella rossa venendo sempre rifiutato. Se già è patetico provarci con una ragazza già fidanzata, aggiungeteci anche lo spiarla sotto la doccia. Malenko si dimostrò viscido e creepy nel provarci con Lita e la sfidò ad un match per costringerla ad uscire con lui per un appuntamento galante al ristorante, incontro che ovviamente vinse senza problemi, ma non fraintendetemi, i brevi segmenti della loro uscita romantica forzata furono parecchio divertenti. And I can't help, as hard as I try, stop thinking about the two of us together. Really? I mean, really? Arrivati in hotel, Malenko si convinse di chiudere la serata con dei fuochi d'artificio, ma in realtà si trattava di una trappola ordita dagli Hardy Boyz, che lo colpirono alla testa con una bottiglia di champagne. Ecco perché siamo arrivati allo scontro tra le due fazioni, per di più ad eliminazione. Dura solo 8 minuti e pertanto gli schienamenti si susseguono con molta velocità e forse troppa facilità, ma non è male, è divertente, frenetico e porta bene avanti la storia di Malenko infatuato per la rossa. Infatti in seguito alle eliminazioni di Jeff prima e Matt dopo, resta solo Lita a fronteggiare lo spasimante. Malenko esegue una devastante superplex dalla terza corda, ma non si accontenta di vincere, vuole umiliarla. Sempre tenendola per un polso, continua a metterla al tappeto con una serie di bracci tesi ravvicinati, per poi chiuderla nella sua letale Texas Cloverleaf, costringendola infine alla resa per sottomissione. Al termine del match tornano gli Hardys a soccorrere Lita, la quale ribadisce di poter battere Malenko. La loro faida proseguì fino alla puntata di Raw del 19 febbraio 2001, con l'ennesimo intergender match, occasione in cui la bella rossa riuscì finalmente ad avere la meglio sull'avversario grazie all'aiuto del fidanzato. È una storyline improponibile per gli standard di oggi, ma il pubblico scoppiò di gioia alla vittoria di Lita. Potrà sembrarvi esagerato, ma considero questo 3 contro 3 ad eliminazione il miglior incontro di tutto Armageddon 2000. Lo so, è corto, ma è divertente e per di più il pubblico vuole per davvero vedere Malenko picchiato da una donna, segno che alla fine la storyline aveva fatto centro. Kurt Angle si sta preparando in vista del main event e trova il tempo di schernire i suoi 5 avversari. A proposito dell'Hell in a Cell, va in onda uno dei tanti filmati d'archivio dedicati alla pericolosa stipulazione. Nell'arco della serata vediamo scene dei match di No Way Out 2000, King of the Ring 98 e Bad Blood 97. Stranamente non viene fatta alcuna menzione sull'Hell in a Cell di WrestleMania 15 con Big Boss Man. Il secondo incontro della serata è valevole per il titolo europeo tra il campione William Regal e Arco Rolli. Accolto come un eroe essendo dell'Alabama, nemmeno quando sfidò Brock Lesnar per il titolo WWE ricevette un'ovazione del genere. Potrebbe anche influire il fatto che abbia interrotto un discorso del Sir inglese contro tutti quelli dell'Alabama. In pratica il campione europeo ha detto che in quello stato ci si accoppia con gli animali da fattoria. Incontro molto basilare, da puntata settimanale, ma lottato in maniera competente da entrambi i contendenti. C'è una gran bella prova di forza messa in atto dal duro dell'Alabama che si è caricato Regal sulle spalle. Ma sul più bello ecco che arriva Raven, che debuttò in WWF proprio pochi mesi prima di Armageddon, atterrando Arco Rolli con la sua DDT, permette la vittoria e il mantenimento della cintura all'inglese. Se vi interessa sapere perché Raven abbia interferito, non so, forse da ex ECW non sopportava che qualcuno avesse la parola hardcore nel nome. Continua la parata di interviste ai partecipanti al main event, all'Hell in a Cell a 6 uomini e tocca a Rikishi. Non gli importa se nella gabbia si potrà sgretolare la sua alleanza con Triple H, non risparmierà nessuno. Because tonight I will sacrifice each and every one of them. C'è poco da fare, stonava allora e stona tuttora in mezzo a tutti quei main eventer. Voltando pagina tocca ad un altro intergender match, questo uno contro uno, tra China e Valvinis.
Arrivati a questo punto, la nona meraviglia del mondo era già stata campionessa intercontinentale. Pensate che il suo secondo regno iniziò pochi mesi prima, vincendo un incontro di coppia a SummerSlam. Pertanto non ho mai capito perché di punto in bianco, dal titolo intercontinentale, si fissò su quello femminile. Per una donna come China, abbastanza forte da lottare contro gli uomini, da vincere cinture maschili, l'ho sempre inteso come un dietrofronte pazzesco. Anche se c'è da aggiungere che la faida coi Right to Censor nacque per via della sua copertina per Playboy, e l'ex porno attore, ora cast e parte del gruppo dei censori, la atterrò 6 giorni prima del pay-per-view a Raw. Vi stupirà, ma si tratta di una delle storie più longeve del periodo, destinata a durare fino a WrestleMania. China, whether you want to admit it or not, what you did was immoral. Arrivato sparando 2 colpi con un fucile pirotecnico, China non perde tempo e si lancia subito all'attacco. Colpisce Val Venis con una serie infinita di colpi con l'avambraccio, ancora prima di farlo salire sul ring. Abituatevi perché è, bene o male, l'unica offensiva attuata dalla nona meraviglia del mondo, legnosissima. E non è una novità, non voglio mancarle di rispetto ora che non c'è più, ma a detta di molti colleghi era parecchio difficile e faticoso lavorare con lei. Persino contro Chris Jericho rallentava il tutto, figuratevi con uno molto meno bravo come Val Venis. Incontro brutto che termina quando China abbocca all'esca di Ivory fuori ring, poi vittima di un Fisherman Suplex. Sciatto da vedere, manovre basilari ma eseguite malamente. In termini di azioni intergender siamo ben lontani dai livelli offerti da Lita e Dean Malenko ad inizio show. L'intervista ad Undertaker non è fatta durante il pay-per-view come tutti gli altri, ma registrata diverse ore prima. Vediamo l'American Badass all'interno dell'Alina Cell per dire che questa gabbia tira fuori il peggio da lui, lo costringe a tirar fuori un animo sadico e ricorda ancora quello che fece a tutti i suoi avversari. To this day, I still have visions of the things that I've done to men in this cell. Come scordarsene, d'altronde ci impiccò un uomo nell'Alina Cell. Mentre nel backstage Stephanie McMahon parla col padre Vince, tutta preoccupata non tanto per il divorzio chiesto da Vince nell'ultima puntata di SmackDown, è preoccupata per Triple H che entrerà nella gabbia infernale. I'm gonna put a stop to this right now. Ecco perché il chairman si presenta subito dopo nel ring, e in caso vi steste chiedendo perché stia zoppicando, beh, pochi giorni prima SmackDown subì ben 3 finisher da parte di Undertaker, The Rock e Steve Austin. Come vi spiegherò più avanti, Vince McMahon provò in tutti i modi a cancellare l'Alina Cell a 6 uomini, e ci provò anche qui ad Armageddon. Dice che se il pubblico non si opporrà al massacro, allora saranno complici, vuole che tutti si alzino in piedi per convincere il commissioner Mick Foley ad annullare il main event, ma ovviamente i fan non lo ascoltano. Not only will it be on Mick Foley's conscience, by God it'll be on each and every one of yours as well. Tra questo promo e tutte le interviste fatte ai 6 partecipanti, sembra che questo pay-per-view serva soltanto a prepararci all'Alina Cell. Prima però è il turno di Chris Jericho e Kane, pronti ad affrontarsi in un Last Man Standing match. La loro è una delle rivalità più ridicolmente brutte che siano mai state fatte, già solo per il modo in cui iniziò, letteralmente perché Y2J versò per sbaglio un bicchierino di caffè addosso al Big Red Monster, santo cielo! Da lì si costarono a vicenda diversi incontri valevoli per i titoli secondari e per giustificare una tale carica modificarono il tema della storyline giocando sul discorso invidia di Kane per quelli più belli di lui. Il mostro disse che avrebbe distrutto la faccia di Jericho costringendo anche lui a portare una maschera. Che alla vigilia di un Last Man Standing non è poco, in generale per dare legittimità alla stipulazione si attaccarono in modi selvaggi durante tutte le puntate. Ma è inutile piangere sul latte, anzi sul caffè versato, il tema di belli contro brutti e i segmenti parlati furono a dir poco atroci. Like the Mona Lisa become, if it became the Kane Lisa. Si parte subito con una rissa sulla rampa d'ingresso che porta i 2 contendenti nel dietro le quinte. Mi ha fatto ridere di gusto la scena in cui in mezzo a loro capita per sbaglio Midian preso a pugni dai 2. Fanno meglio rispetto al brutto precedente di Survivor Series, ma non vanno oltre ad una semplice sufficienza, data principalmente per l'impegno, piuttosto che sulla reale riuscita dell'incontro, divenuto poi noiosetto. Le parti nel ring paiono interminabili perché lottate come se fosse un match normale, mancano pure le armi, e se gli oggetti non se ne vedono, abbiamo invece alcuni errori, come quando Kane prende al volo Jericho. Non riuscendo a tenere al tappeto il Big Red Monster con la forza, Y2J è costretto ad usare l'ingegno, così lo schiaccia sotto a dei barili, e mi piace pensare che Kane sia rimasto là sotto per tutta la serata.
Per intenderci, sempre nel 2000 Chris Jericho lottò un altro Last Man Standing, molto più famoso di questo, contro Triple H, e diciamo che non raggiunsero quel livello. Non ci sono andati neanche vicini, a dire il vero, sì, sufficiente, ma come detto, più per l'impegno che per altro. Poi aggiungo anche che la faida, nata con una premessa stupidissima, era andata davvero troppo per le lunghe. Intervistato da The Coach, il commissioner Mick Foley conferma il main event, non sarà cancellato, e aggiunge che continua a ritenerla una scelta giusta perché la gente vuole vedere Hell in a Cell 6. The people do want to see this match, and the match will take place. Ma si sentirà meglio soltanto quando questa storia sarà finita. Tocca ai titoli di coppia, difesi dai Right to Censor in un Fatal 4-Way contro i Dudley, Kay Quicker, Hot Dog e Deja Christian. Per la costruzione di questo match ricordo nitidamente un segmento in cui l'odioso gruppo di censori provò a convertire a loro Bubba Ray e Devon, addirittura vestendoli con la camicia bianca e cravatta nera, ma i Dudley Boyz si ribellarono subito pronunciando questa iconica frase prima di sbatterli su dei tavoli. If putting people through tables is wrong, then I don't wanna be right. Wait a minute! Prima che possiate pensarlo, no, Kay Quick non è il fratello maggiore di R-Truth arrivato in WWE prima di lui. È per davvero R-Truth. Sono passati 23 anni ma non sembra invecchiato di un giorno. Mentre invece per il suo compagno, Road Dogg, mi fa molto ridere che avesse lo stesso ring attire di Jim Ross. Incontra squadre molto basilare, volendo da semplice puntata settimanale, senza troppi guizzi particolari. Piacevole, non annoia, ma diciamo che per essere collocati in un pay-per-view ci si aspetterebbe qualcosa di meglio. Ci pensano i Dudley Boyz a movimentare un po' la situazione, servendosi del loro fidato tavolo, ma intanto, nel ring, si creano i presupposti e le distrazioni giuste per la vittoria di Edge e Christian, che tornano campioni. Avendo schienato Bubba Ray, hanno anche trovato il pretesto perfetto per far perdere un team heel, i Right to Censor, e dare le cinture ad un'altra coppia di cattivi. Nel suo spogliatoio, Triple H urla in faccia a Stephanie quanto sia importante per lui vincere il titolo WWF, e poi è la volta per il campione intercontinentale Billy Gunn di difendere la cintura dall'assalto di Chris Benoit. Come dimenticarsi dell'uomo culo, ma quei tempi erano finiti, ora Billy Gunn era preso seriamente. Basta gimmick esagerate e stupidi soprannomi, era il solo Billy Gunn, niente di più e niente di meno. Pensate che si faceva chiamare letteralmente The One Billy Gunn, più generico di così si muore. E a me come lottatore non ha mai detto granché, anzi ho sempre considerato Billy Gunn un mezzo miracolato. Fortunato abbastanza per entrare nei ranghi della D-Generation X, e infatti non è mai andato oltre la divisione di coppia. Come parte dei New Age Outlaws andava benissimo, in singolo assolutamente no. Ricordato per essere stato uno dei peggiori King of the Ring della storia, un push sprecato e subito ritirato. Pare infatti che The Rock non abbia più voluto lavorare con lui dopo il loro mediocre match a SummerSlam. But my name's Billy, it doesn't matter what your name is! Come lottatore poi sì, bravino, ma impallidiva di fronte a quelli davvero bravi. Qui contro Benoit fa una pessima figura sul lato tecnico, sbagliando diverse prese e non stando al passo. Il Canadian Crippler ottiene la vittoria per sottomissione dopo appena 10 minuti, non mi è proprio piaciuto. Benoit conquista il titolo intercontinentale, ma nemmeno lui è riuscito a tenere la contesa su livelli dignitosi. Sul piano tecnico è uno dei peggiori match della serata, e parlando del canadese è un po' come quando nel 2005 affrontò Orlando Jordan. I pochi brutti match fatti da Chris Benoit non sono per colpa sua, ma per colpa dell'avversario. Tocca a Stone Cold Steve Austin ad essere intervistato in merito all'Hell in a Cell e ne parla con Jim Ross. Poi subito dopo è la volta del titolo femminile in palio tra la campionessa Ivory e Molly Holly e Trish Stratus. Triple Threat Match durato la bellezza di 2 minuti e 12 secondi, così come iniziato è finito, ingiudicabile. Dopo una breve alleanza delle due cattive salta ogni equilibrio, ognuna pensa per se stessa e alla fine, dopo una powerbomb eseguita da Molly, Ivory le ruba di fatto lo schieramento pur di restare campionessa. Con un main event durato mezz'ora, serviva per davvero un incontro femminile di 2 minuti scarsi? Alla fine è servito più per fare una piccola rissa nel post match tra APA e Teste Albert. Tra i 6 partecipanti all'Hell in a Cell ne manca uno solo all'appello, The Rock, intervistato nel backstage. Con la sua solita enfasi, col suo solito carisma, si lascia andare promettendo la vittoria della cintura WWF. Solito bel promo da parte sua, anche se non divertente quanto quello fatto a Raw 6 giorni prima del pay-per-view, in cui fece il verso a tutti e 5 i suoi avversari. I did it for The Rock. Se non l'avete mai visto, cercatelo, uno dei suoi promo più famosi e fa morire dal ridere.
E siamo arrivati al main event, l'attesissimo Hell in a Cell titolato tra Kurt Angle, Undertaker, The Rock, Steve Austin, Triple H e Rikishi. Da molti conosciuto come Armageddon Hell in a Cell, di fatto è il nome della stipulazione, anche se nella grafica c'è un errore. Qualcuno potrebbe spiegarmi il perché di In the Cell? Torniamo indietro al mese prima, a Survivor Series, quando i sei partecipanti si affrontarono in tre diversi incontri. The Rock sconfisse Rikishi, Kurt Angle difese con successo la cintura WWF dall'assalto di Undertaker e infine Stone Cold non si accontentò di sfidare Triple H, tentò di ucciderlo schiantandolo con la sua auto. Per loro le motivazioni sono da ricercarsi addirittura all'anno prima, col famoso investimento del 1999, quando il Texas Rattlesnake venne investito nel parcheggio di Survivor Series da un assalitore misterioso. Mistero rimasto irrisolto per quasi un anno e che ebbe una risoluzione che, manco a dirlo, non soddisfò nessuno. I did it for The Rock. Tra tutti i possibili pirati della strada per investire Steve Austin, Rikishi era sicuramente il meno adatto. Non a caso, dopo un deludente match contro Stone Cold in quel di No Mercy, terminato in No Contest, fecero marcia indietro dicendo che il samoano fosse solo una pedina assoldata dal vero cattivone, Triple H. Now you know, you dumb son of a bitch. Il turn heel di Rikishi è ricordato per essere una delle peggiori sorprese in tutta la storia della WWE e qui il samoano risulta per davvero l'intruso del main event. Fu il commissioner Mick Foley a mettere insieme tutti e sei i contendenti per un Hell in a Cell storico. Un incontro che Vince McMahon in persona tentò in tutti i modi di cancellare perché ritenuto troppo rischioso. In storyline temeva che riunire i suoi main eventer più preziosi, e Rikishi, dentro alla gabbia comportasse un danno economico enorme per la compagnia, in caso di infortunio danni gravi da risarcire, e così decise che se chiunque si fosse fatto male, allora l'Hardcore Legend avrebbe dovuto lasciare il posto di commissioner. Not only will I take full responsibility, but I'll resign as WWF commissioner. Anni fa lo inserì tra i peggiori in a Cell della storia e mantengo la mia opinione, si regge sullo star power. Ma per il resto è un casino sconclusionato che non capisco perché sia così tanto ricordato e apprezzato. Comprendo la carica di una tale line-up di partecipanti, quella sana voglia di divertimento ed esagerazione. Ma più che un match in sé, sembra la classica rissona che si fa a Raw prima della Hell in a Cell in pay-per-view. La presenza di sei lottatori nel ring è gestita malissimo e per di più le azioni sono di un livello troppo basso. Vi cito il momento in cui Austin grattugia la faccia di Triple H per tutta la gabbia, uno spot da house show. Anche quando ho annunciato che avrei fatto questa recensione, in moltissimi hanno ricordato con affetto l'Armageddon Hell in a Cell match, ma mi permetto di dirvi questo, avete mai provato a rivederlo invece che basarvi su foto e ricordi? Ma non siete i soli, tranquilli, e ribadisco il mio stupore in un apprezzamento così esagerato. Pensate soltanto che Dave Meltzer lo giudicò meritevole di 4 stelle e mezzo, lo stesso voto che diede agli Hell in a Cell match di No Way Out 2000 e King of the Ring 98. Un tantinello, dai! Vince McMahon arriva con un camion per scardinare la porta della gabbia anche se bastavano delle cesoie. Da lì tutti i lottatori escono per un'interminabile e confusissima scena di rissa sullo stage ed è lì che ho pensato, per essere Armageddon ci sono molte più macchine qui rispetto a Fastlane e Over the Limit messi insieme. Saliti in cima al tetto della struttura si dà vita all'unico momento passato alla storia dell'intero match, ossia la spinta, dato che non si può parlare di una vera e propria chokeslam, di Undertaker su Rikishi. Non siamo ai livelli di Mick Foley nel 98 e l'atterraggio sul camion appare forse troppo protetto e sicuro, ma a livello scenico vedere uno come Rikishi cadere giù dal tetto dell'Hell in a Cell è visivamente impattante. Solo che intanto vedere gli altri 4 nel ring che smettono di combattere, quindi non provano neanche più a vincere per alzare lo sguardo al cielo e vedere la manovra è a dir poco dozzinale. Così come l'American Badass che dopo la mossa perde improvvisamente i sensi e non scenderà più dal tetto. Non si sa cosa gli sia successo, non viene colpito da nessuno essendo lassù da solo, ma non si farà più vedere. Nel ring restano solo Triple H, The Rock, Steve Austin e Kurt Angle a scambiarsi una serie di finisher, ma ad approfittarne, non visto da nessuno, è l'eroe olimpico che appoggia una mano sul petto del People's Champ, quanto basta per mettere a segno uno schieramento valido e confermarsi ancora campione della WWF, anche se la serata termina in favore di Stone Cold, che si becca gli applausi finali atterrandolo con la stunner. Inutile dirvi che dopo, in storyline, più o meno tutti dissero di essersi infortunati durante il match. Pertanto il chairman obbligò Foley a mantenere la parola data e a lasciare per sempre il ruolo di commissioner, parte di una grande storia che avrebbe dovuto portare i due ad affrontarsi, pensate un po' a WrestleMania 17.
ma in seguito all'acquisizione della WCW il piano venne cambiato con la presenza di Shane McMahon, con l'Hardcore Legend invece confinato nel ruolo di arbitro speciale per lo scontro tra padre e figlio. Da allora l'Armageddon e l'In a Cell Match a sei uomini restò un unicum nella storia della compagnia, mai più ripetuto, se escludiamo ovviamente quell'inspiegabile Dark Match a 5 fatto nel 2011 durato 5 minuti. Ma non è difficile capire il perché, è un casino sconclusionato, serviva un'organizzazione migliore e infatti due anni dopo, nel 2002, nacque l'Elimination Chamber che con la stessa dinamica ma ad eliminazione funziona molto meglio. Questo era WWF Armageddon 2000, non un granché. Evento che vive di fama, tutto fumo e niente arrosto se vogliamo, e a me la Lina Sela 6 non piace. Un incontro fatto quasi interamente dal calore e dall'eccitazione del pubblico, ma povero nella sostanza. Si salva giusto la chokeslam dal tetto, ma nient'altro a giustificare l'astronomico star power dei partecipanti. In più, con un main event così carico e numeroso, il resto della card sa tanto, troppo di puntata settimanale. Voi invece cosa ne pensate di WWF Armageddon 2000? Vi è piaciuto oppure no? Fatemelo sapere con un commento qua sotto. Detto questo, vi saluto e vi do appuntamento ad una mia prossima recensione.